Ragazzo, questo non è un curriculum, questa è una carriera che è già scritta. Mi complimento con te, bravo. Grazie. Bravo. Bravo. Sicuro che sei tu? Sì. Questo qui sei tu? Hai fatto tutto tu questo? Laurea, sottolaurea, sopralaurea, master, master aziendale, ti hai fatto tutto tu. Così giovane hai fatto tutto tu. Non è che l'hai scaricato da internet. Sei tu, sei tu, hai fatto tutto tu, tutto tu. Sì, sì. Ma... allora te lo dico. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Lei ha capito il... Sì, sì, si vede che si compra un guaglione con gli occhi. Si vede. Con gli occhi. Con gli occhi. Si vede che tu hai studiato, ti sei sacrificato, non cinema niente, una ragazza niente. Una partita a biliardino, niente. Un'uscita fuori porta, niente. Che un teatro, niente. Hai studiato, concentrato, con la testa sui libri sempre, giorno, notte, giorno. Ti sei privato troppo, però, ragazzo. Ti ho sei studiato privato. Molto, mi sono... Sì, è un po' vanesimo, cioè, insomma, sei sempre un po'... Poi non hai trovato lavoro ancora, perché tu sei... ti vanti un po' troppo di quello che hai fatto. E in fondo sei un ragazzo, sei giovane, sei... Vabbè, comunque io credo di doverti qualcosa. Io voglio fare qualche cosa per te. Io voglio regalarti qualcosa. Indovina, che voglio regalarti? Non vorrei essere... No, dillo. Un'assunzione. No, facci le parole, belle che parole, non ti butterà avanti, io ho parlato di un regalo, il regalo lo decido io, che c'è scritto qua? Cardonati, a Cardonati non si guarda in bocca, il regalo lo decido io, e quello che io ho deciso di regalarti è il tuo domani, è il tuo futuro, io voglio regalarti la tua gioventù.
Ma io ho 35 anni. E che cazzo sono 35 anni di fronte all'eternità, ragazzo mio? Ma tu lo sai che cosa ho passato io? Mio padre mi ha negato la mia gioventù. Mio padre è un pezzo di merda. A 16 anni mi ha buttato sul mondo del lavoro. A 16 anni io già lavoravo, non ho conosciuto una partita di biliardino, un'uscita con la ragazza, una pizzeria, una cosa, una vacanza al mare, Sipondo, Panfredogna, Vieste, Gargano, Los Angeles, niente, niente. Sempre a lavorare, a 17 anni avevo già venduto 1 milione di pianoforti. Ah, fila così, Chopin, Mozart, Beethoven, tutti quanti che volevano i pianoforti miei. Chopin e Mozart? Sì, tutti quanti questi volevano i miei pianoforti. E io, per fare i pianoforti a questi quattro musicanti, non ho goduto della mia gioventù. E no, tu non farai la mia stessa fine. Io voglio che tu ti goda la tua gioventù. Sì, sì, grazie, però c'ho sempre 35 anni. E che cosa sono 35 anni, cogliò? 35 anni non sono... Con gli occhi, cogliò. 35 anni non sono niente di fronte all'eternità, l'eternità che ti aspetta. Perché a te ti aspetta l'eternità. L'eternità. Un'eterna gioventù. Per cui torna a trovarmi. Ma fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, io sarò qui ad aspettarti. Per ora goditi la tua gioventù. E quindi il regalo? Il regalo te l'ho fatto, la tua gioventù. Hai capito, coglio? Allora non ci siamo capiti, coglio, che tu te ne devi andare a godere della tua gioventù. Hai capito? Devi andare a godere della tua... Te motri! A godere della tua gioventù. Carmela? Vediamo un po'. Accompagna con gli occhi a godere della tua gioventù. Con gli occhi, scusa. Accompagna con gli occhi a godere della sua gioventù. Veloce, con gli occhi, veloce. Accompagna con gli occhi. Ah, con gli occhi. Comunque torna, ci vediamo fra una ventina d'anni. Non di sabato però, mi raccomando, io il sabato non lavoro. E comunque vedrai la tua carriera. Spiccherai il volo. Ti serve qualcosa? No, grazie, stavo solo dando un attimo. Lavorare, non giocare al cellulare. Stavo leggendo. Lavorare, io pagale per lavorare, mettere a posto. Sì, stavo... Non giocare al cellulare, lavorare. Un messaggio stavo mandando. Lavorare, italiani tutti uguali. Con gli occhi. Oh, Bruce Lee, bello e bello. Con gli occhi mi chiamo. Con gli occhi, col culo, a me non importare. Tu lavorare, io pagale per lavorare. Se no dimezzare stipendio. Bello e bello, che tu 40 euro a settimana mi dai. Italia c'è crisi, dimezzare stipendio, lavorare. State mordaiuto. Insomma, questi stavano in bagno. Senti, io me ne vado. Ma che veramente mi dai di meno? Italia, crisi, crisi. Buonasera. Ehi, amore! Amore un cazzo.
dell'avvenire possibile. Ai giovani di oggi quelle due parole invece fanno paura. Secondo lo studio della Fondazione Visentini, un ragazzo di 20 anni nel 2004 impiegava un decennio per raggiungere l'indipendenza economica, quindi a 30 anni poteva pensare di mettere su famiglia. Nel 2020 invece per diventare autonomi ci vorranno 18 anni, nel 2030 di anni ce ne vorranno addirittura 28. Ma che hai fatto? Hai messo il pecorino? Perché non devo metterlo? Madonna, lo sai che mi piace il parmigiano? Madonna. Non mi piace. Senti, la prossima volta non mettere niente, che me lo metto io se voglio. Ma sembra una commedia questo formaggio. E poi basta questi gratta e vinci. Gratta, non vinci mai. Butti solo soldi. E poi vinco? Ma che vinci? Dammela a me. E se poi vinco? Poi voglio vedere se non chiedi soldi. In Italia c'è un grosso divario fra generazioni. Nella classifica dell'equità intergenerazionale, si dice così, il nostro paese è penultimo in Europa, dopo c'è solo la Grecia. Per dare una mano ai giovani, allora la Fondazione Visentini propone un contributo verso fammi sentire. Che percepiscono un assegno più alto. Il contributo non è una tassa, ma sarebbe la possibilità di partecipare a questo fondo, il cui scopo principale è quello di garantire, per esempio, i mutui per le prime case dei giovani. Che te ne vai? Cioè, messo il pecorino. I giovani del 2030 saranno più ricchi, ma perché nel 2030 i giovani, anche a 30 anni, ancora non hanno risparmiato neanche un euro. Che vitaccia. Lavoro per 40 euro a settimana. Anzi, stavolta niente. Che lavoro di merda. Ma uno decente proprio no, eh? Tutti a chiedere esperienza. Ma se non comincio da nessuna parte, ando la piglio sta esperienza. Mando curriculum ovunque. E nessuno mi fa sapere mai niente. E sei troppo giovane. E serve qualcuno di più maturo. C'ho 35 anni. Pensavo che con una laurea le cose sarebbero cambiate. Invece vivo ancora con i miei. Per l'amor di Dio, la mia famiglia mi ama. Ma vorrei farmi una posizione. Vorrei un bel lavoro. E perché no? Pure una bella moglie. Ma come si fa? Mo me ne devo andare. Mirare lei addirittura. Sono così vecchio. Tu quanti anni hai? Certo, meno di te. Sì. Ok, ma ho capito, mamma, mi stanno chiamando. Sì, ho mangiato. Quante volte devo mangiare?
No, mamma. Ma deve entrare, che stanno... Vabbè, vabbè, ciao. Cacca cazzo. Good morning, Mr. Coglio... Coglio? Con gli occhi, thanks. With eyes, diciamo. Ah, thank you. Okay, Coglio-chi, after reading your resume, I've noticed that you graduated with excellent grades in business administration. Yes, and I'm ready to start in a company like this. It would be a great opportunity. Can you tell me about your previous work experience? Yes, there is experience in economic contest, and I work at in administration of Oriental Franchising. Interesting. Like what exactly? Shopkeeper in a Chinese shop. Really? Are you serious? Yes. Is that it? Yes, it's hard to experience. I'm still young. Oh. I'm surprised you haven't found work in this field with your capabilities while you were younger. There's a problem, Coglio. Mohammed. What? Coglio. What? Well, we are looking for two positions, a business manager and an intern for the office job. You don't have enough experience for the management position, and you're too old for the internship, even with your capacities. In this company, we're looking for younger material, and you happen to be nearly 40. I'm sorry, but you're not a good fit for us. È uno scherzo. For a joke. Sorry, Mr. Coglio-chi. Have a nice day. Coglio! Coglio! Coglio-chi! Coglio-chi! Mi chiamo Coglio-chi! Faccia di merda! Se la vita fosse un uomo, sarebbe un illusionista, un mago. Ti fa scegliere una carta e ti spinge a credere che quella carta sia l'unica che tra tutte le altre importa davvero. Te la fa guardare e ti convince a rimetterla nel mazzo, per poi rimescolarla insieme alle altre. Solo il mago sa quello che fa. Tu puoi solo guardare e sperare che il trucco riesca. Purtroppo il mago non sempre è bravo. Perseguiamo ciecamente quell'unico obiettivo sperando che ci vada bene e ignoriamo tutte le altre cose che ci circondano. Ho una famiglia splendida che mi vuole bene e farebbe qualunque cosa per me. Ho un tetto sulla testa e ho studiato duramente per laurearmi. Non mi manca niente. Come diceva una persona famosa, vabbè, non mi viene. Non arrenderti mai. Perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. E io non sono proprio il tipo che si arrende. E non mi piace stare a grattarmi. Vabbè, grattiamo.